pasticce, eccomi qua con un nuovo video. Allora, sono qua per registrare il video haul su tutto quello che ho acquistato in quest'ultimo periodo. Allora, prima di tutto, quando ci furono queste bellissime vacanze di Natale, a proposito, sono struccatissima perché è domenica pomeriggio, non ho voglia di truccarmi per fare per registrare un video haul per poi ristruccarmi, quindi mi dispiace, prendetemi come sono. Comunque, stavo dicendo, sono andata a Milano il tipo sabato, il primo sabato di saldi, e ho fatto un giro e l'unica cosa che ho trovato sono questi pantaloni qua di Bershka, pagati 19,99, comunque 20 euro, e sono questi pantaloni qua di lavaggio chiaro. Io cercavo appunto un paio di pantaloni con lavaggio chiaro, Bershka, vedete, con questa etichetta qua. Come potete vedere sono a vita alta, gli avevo fatto un video outfit, soltanto che è venuto davvero davvero male perché mio papà non ha messo a fuoco come doveva, e quindi dovrò riregistrarlo. Comunque, ho fatto un po' di risvoltino in fondo perché ce n'era solo un tipo di risvoltino, io l'ho risvoltato perché era troppo lungo. E niente, sono davvero fenomenali, a me piacciono tantissimo, così a vita alta sono eccezionali, sono davvero davvero la fine del mondo. Hanno qualche tipo strappettino qui sul ginocchio, vedete? Cioè, sono bellissimi. È l'unica cosa che ho comprato a Milano, 19,99, questi fantastici jeans, fenomenali, fenomenali, davvero davvero belli. Poi l'altro giorno mi è arrivato, no, ieri no, l'altro giorno mi è arrivato il cuscino che è stato tipo un regalo del 18esimo. È questo appunto cuscino, fatto benissimo, è eccezionale, cuciture eccelse e addirittura la cerniera. Appunto, ho spostato gli altri cuscini che avevo, messo questo qua, e qua c'è su una frase che è: io ti prometto che per ogni gesto io starò attento, sarai al centro dei miei pensieri, non voglio che tu diventi un ricordo di ieri. Ed è una frase di L'unica frattante. E niente, mi piace tantissimo. E qua dietro c'è una nostra foto. Allora, una foto in piccolo e una foto in grande. Ok, devo aver coperto il giusto. Sì, vedete? Quindi poi dietro c'è la nostra foto e mi piace tantissimo. È eccezionale, davvero. Ringrazio ancora la mia amica che me l'ha fatto. E niente, volevo far vedere perché mi è arrivato da poco. Perché non sono riuscita a farvelo vedere nei regali di 18. Comunque, poi, altra... il sabato dopo, forse due sabati dopo, sono andata a fare un giretto con una mia amica, e io e la mia amica siamo andate prima alla Coin per vedere un po' che profumazioni erano in saldo nello stand Yankee Candle, ovviamente. E niente, ce n'erano che facciamo cagare, ce n'erano proprio brutte, brutte, cioè, schifosi, gli odori non mi sono piaciuti. C'era una al melone, cioè non mi piace per niente. E allora siamo andati proprio nello, diciamo, store ufficiale Yankee Candle, e abbiamo acquistato sia io che lei la stessa tartina. Io l'ho già provata e mi piace tantissimo, è davvero, è la mia profumazione preferita. Ne ho provate tre di Yankee Candle: la First Side Treat, Christmas Cookie e questa qua che è Snow in Love, ed è eccezionale, mi piace un sacco. E l'ho pagata 1,50 euro, ma se la trovate compratela davvero, o comunque odoratela per sentire se vi piace, ma è buonissimo, cioè io ci passerei la vita così. No, è buona, 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 buona. Faccio vedere magari meglio. È davvero buonissima. Poi, altra cosa che ho acquistato, stavolta però alla Coin sono andata, e lo sto già testando da una settimana, mi sta piacendo tantissimo, però non mi ricordo bene com'era il mascara... perché ho acquistato, diciamo, in sostanza, questo qua, la Love Extrema di Essence, appunto, Crazy in Volume, 3,59 euro è costato. Appunto, io avevo acquistato anche quello. Il mascara di Essence praticamente li ho provati tutti, non escluso uno, che è quello tipo di tubetto di dentifricio, vabbè, quello lì,
non mi ispira, non riesco a farmelo ispirare, non mi piace. E quindi niente, ho provato questo perché non l'avevo mai provato. E io avevo già comprato l'I Love Extreme, soltanto che avevo comprato l'I Love Extreme col packaging nero e la scritta rosa. Poi ho detto, vabbè, proviamo questo qua che non l'avevo mai provato, se anche questo ha una sua fama e ha un suo perché. E sì, mi ci sto trovando per il momento bene, fa delle ciglia spettacolari, nero, il nero è intensissimo, cioè mi piace un sacco, veramente eccezionale. Almeno per il momento, poi ve ne parlerò magari meglio. E poi voglio riandare a ricomprare l'altro col packaging nero e la scritta rosa una volta finito questo. Perché voglio, dato che era un po' di tempo fa che l'avevo comprato, voglio vedere ufficialmente quale tra questi due mascara è il migliore e quale diventerà il mio mascara della vita. Comunque, appunto, l'I Love Extreme, questo qui. Lo scovolino sapete che è in silicone. E niente, l'ho detto, mi ci sto trovando parecchio, parecchio bene. Poi, altra cosa che ho acquistato, sono andata, parlando sempre di Yankee Candle, diciamo, ho trovato, non è che ho acquistato, però ho dato via il mio bruciaessenze, l'ho dato a mia nonna insieme a una tarta che avevo acquistato la tarta. Quella Waikile, no, Sicilian Lemon, buonissima. Quella ai limoni siciliani era buonissima. Però l'ho regalata a mia nonna insieme al bruciaessenze come regalo di Natale. E io a casa alla fine, wow, perché sennò dovevo ricomprarlo perché non sapevo l'avessi a casa. Ho trovato un bruciaessenze, quindi niente, questo qua, un bruciaessenze blu con questo disegno a forma di freccia, suppongo. E niente. Qui c'è già la mia Snow in Love. Comunque, niente, volevo far vedere. Sono andata l'altro giorno, venerdì, cioè 2 giorni fa, da Yves Rocher e ho acquistato uno shampoo perché mi serviva. Perché uno lo tengo nella borsa da palestra, mentre l'altro lo tengo a casa, se no mi dimentico continuamente. Prendi dalla borsa da palestra, spostalo nella doccia di casa quando magari non ti lavi i capelli a casa, non ti lavi i capelli in palestra, ma li lavi a casa. Alla fine me lo dimentico, quindi ne tengo due e basta. Questo qua l'ho pagato 3,95 euro, sono 300 ml, quindi abbastanza. Dandore non è il top del top del top. Ce n'erano vari, vari, vari. Volevo prendere quello per i capelli colorati perché dovrebbe tipo tenere di più il colore, non lo so. Però alla fine ho detto proviamo questo qua, brillantezza, shampoo, vitalità e luminosità, senza silicone, parabeni, senza coloranti, però di tutti i tipi di capelli. Perché ho detto, vabbè, mal che vada, provo questo qua che tipo brillantezza, perché secondo me quello lì del colore funziona come me. Cioè, non funziona niente. Però ho detto, vabbè, partiamo con questo, vediamo come mi ci trovo. Niente, poi quindi sono molto curiosa di provare questo e anche quello che dà volume. Quello che dà volume mi ispira. Però secondo me sono un po' delle ciofechine, perché c'è quello per i capelli ricci, ma tanto è inutile per me. Quello per i capelli lisci, ma io non li voglio lisci, li voglio mossi. Quindi... quindi niente, alla fine ho preso questo qua, shampoo brillantezza, è alla calendula, niente, vi farò sapere, l'ho provato solo una volta, però l'unica cosa che ho notato provandolo solo una volta è che non fa tanta schiuma, quello è vero, non fa tanta schiuma, però vabbè, niente, speriamo di trovarmici bene, comunque come primo lavaggio mi ci sono trovata bene e mi hanno dato, perché avevo portato uno dei pliant che mi avevano dato la prima volta, mi hanno dato come diciamo omaggini questi due prodotti qua che sono tutte e due della linea Hydra Vegetal. Questa qua è la Gel Cream Hydration Intensive 24 Hours e lasciate perdere l'inglese comunque 15 ml ed è appunto questa crema intensiva idratante. Vedere magari un attimo da più da vicino e l'altro è questo qua che è l'acqua micellare. Adesso sono piena di latte detergenti barra struccanti vari. Vabbè, e questa qua è da 50 ml, sempre ve l'ho detto della stessa linea. E questo qua ha un odore neutro, non sa né di me né di te, non sa di niente. Comunque, è questo.
Non lo so, probabilmente questo qua me lo porterò in Spagna e magari anche questo. Lo utilizzerò come cremina per la Spagna, però idratante 24 ore, probabilmente muoio. Comunque, sono andata a Italy, che non so se è qualcosa che viene in tutte le città o solo nella mia. Comunque, ad ogni modo è diciamo un supermercato, che poi alla fine è così, però in questo supermercato tutto in uno non ci sono, è tutto collegato, cioè non ci sono negozietti e così via, no, è tutto tutto collegato. La parte inferiore è la prima parte quando si entra, è dedicata alla frutta e così via. Poi si passa più avanti dove ci sono le cose di Biofficina Toscana, marche comunque molto rinnovate, tutto made in Italy ovviamente, perché sennò non si chiamerebbe It Italy. E poi niente, c'è quella zona lì dove appunto vende Biofficina Toscana, anche tutte varie marche, sia bio, no, sì, tutte bio, e tutte made in Italy. E poi si va più avanti, si va nel reparto alimentari, si sale la scala mobile e volendo c'è anche sopra il ristorante. Comunque, niente, io ho acquistato questo qua. Che è un balsamo labbra, un lip balm, un burro cacao, della Propol Stick, della Natur House, laboratorio di ricerca. Mi piace un sacco, l'odore è liquirizia. A me ricorda tantissimo la liquirizia. Ovviamente è un odore che piace o non piace, è un po' come mangiare la rucola, o vi piace o non vi piace, non c'è una via di mezzo. È molto molto buono, come dice, ovviamente è tutto bio ed è non contiene paraffina, parabeni, siliconi, SLS, SLS, PEG, PG e basta, cioè non contiene niente, solo tutte cose naturali contiene e costa 2,50 euro, quindi addirittura meno di quelli dei provenzali che sto utilizzando io. Quello dei provenzali lo lascio nella bustina della scuola, ne manca ormai poco di quello lì e non mi piace, non mi piace, non mi è piaciuto quello dei provenzali. Io devo smentire l'idea che i provenzali, il burro cacao dei provenzali siano buoni. A me mi ha fatto proprio schifo. Non mi funziona quello dei provenzali. Non ci va con le mie labbra. Prima mi piacevano, ma no. E mi sto trovando molto molto bene con questo qua. L'ho già utilizzato parecchie volte e devo proprio dire che è eccezionale. Natural Organic, oh no, Origin 99,4%. Comunque mi ci sono trovata appunto molto bene e l'ho pagato 2,50. Ultimo prodotto, sì, che ho acquistato è stato questo Garnier Pure Active 2-in-1 Tinted Spot Roll-On ed è appunto il famosissimo Roll-On della Garnier che utilizzo come contorno occhi che lascia anche il colore. Vedete? Magari. Ed è appunto questo qui. Tun tun tun. Appunto qui c'è il rollonino. E niente, mi è sempre ispirato provarlo, sinceramente, questo qua. Però alla fine ho ceduto e l'ho comprato. Niente, questi qua erano tutti i miei acquisti. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, consigliatemi dei video da fare. Niente, mettete mi piace, commentate perché adoro quando voi mi commentate, però non, cioè, poche persone davvero commentano, a me piacerebbe fossero di più. Niente, vi lascio al prossimo video.